Radio Milano, lo sport. Per me la cosa più grave, al di là della battuta, è l'esclusione, che purtroppo non è sanabile con nessun tipo di scuse. Insomma, a mio avviso Piscito aveva tutti i titoli, i meriti per far parte di questa spedizione, e non solo in tono risarcitorio in confronto, in rapporto a quello che è successo nel 2012, ma proprio perché è, a mio avviso, uno dei migliori terzini, comunque laterali sinistri, d'Europa. Il mondiale si vince anche con gli uomini, e quindi mi oltre che essere un grande giocatore e un grande uomo. Secondo me, quando si parla di calcio, è così soggettivo tutto che a volte sento proprio tutto il contrario di tutto. Cristo gioca nello Zenit insieme a altri nazionali stranieri come Hulk, come Witzel, come tanti altri giocatori che faranno questo mondiale, e quindi secondo me essere comfortable rispetto a determinati giocatori che poi magari puoi incontrare andando avanti nel mondiale, per me è una qualità molto importante, anche perché queste competizioni sono fatte soprattutto da uomini oltre che da calciatori, e quindi a mio avviso questa è un'esclusione non meritocratica, soprattutto se vediamo poi che chi è stato chiamato magari non ha fatto sempre titolare nelle proprie squadre cui ha militato questa stagione. Ho altre sensazioni riguardo poi alla soggettività di determinate scelte, alcune insomma me le tengo per me. Penso comunque che l'allenatore abbia, o per meglio dire il selezionatore, viva questa esperienza sapendo che se ha delle alternative si può svincolare dalla nazionale, se invece non ci fossero queste alternative può continuare il percorso con la nazionale e conseguentemente fare determinate scelte. Ipotesi suggestiva: se potesse approdare sulla panchina del Milan, perché comunque è un allenatore che si può liberare senza penale, perché comunque ha un'esperienza che potrebbe essere accostata alla panchina del Milan, ha un'immagine tale, ha comunque un contratto che non è inaccessibile come quelli che magari vengono dalla Russia o vengono dal Chelsea, e come farebbe a non convocare certi giocatori e doverli allenare magari dopo 2 mesi? È un'ipotesi, io non ho certezze, però sicuramente è un dato che fa riflettere. Sebastian conosce il suo talento, bisogna anche un po' finirla di etichettare un giocatore sempre è una bufala o un campione a seconda delle prestazioni. Io ricordo tutti i titoli dopo la partita di Lione, e come ricordo tutti i titoli dopo le sue partite del Parma, ricordo voti e titoli dopo la partita dell'Udinese, e quindi se uno ha le qualità le ha, punto. Poi occorre anche la continuità di impiego che fa diventare uno un campione, perché se uno viene utilizzato comunque spot e conseguentemente non può consolidare questa immagine di campione agli occhi del pubblico suo o comunque del pubblico di appassionati in generale. A questo punto è anche vero che quando uno gioca in un club così performante come la Juventus deve anche essere un po' fortunato, ma si deve anche ritagliare il proprio spazio. Quindi quando vai in un club così importante non c'è nessuno che ti dice prego si accomodi.